il microfono. Innanzitutto mi presento, sono Alessandro Monteleone dell'INEA e vi porto in primo luogo i saluti del Presidente e del Direttore che erano impegnati in altri impegni istituzionali. Sottolineo il piacere con cui abbiamo colto la richiesta dell'ISPRA di organizzare nella nostra sede questa iniziativa. L'abbiamo colta con piacere per diversi motivi. Ovviamente innanzitutto abbiamo la possibilità di collaborare con altre istituzioni di ricerca nel contenimento dei costi, nella possibilità di avere degli spazi disponibili e disponibili a tutti, ma anche perché ovviamente è uno stimolo per noi, per le nostre attività di ricerca, di avere in casa nostra la possibilità di confrontarsi su dei temi che evidentemente sono tangenti con alcuni temi di discussione all'interno dell'istituto, non ultimo il fatto che l'istituto, in quanto ente vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, è anche attuatore di un programma per noi molto importante, che è la Rete Rurale Nazionale nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, che ha tra gli obiettivi fondanti quello di riuscire a creare rete, di mettersi in rete con altre istituzioni che possono portare valore aggiunto conoscitivo al sistema dello sviluppo rurale e delle politiche. Ovviamente il nostro compito istituzionale, oltre a quello di fare ricerche nel campo dell'economia agraria, è anche molto collegato a ricerche che possono poi avere dei loro sviluppi e delle loro applicazioni nell'ambito della politica agricola nazionale e comunitaria. E quindi molti dei temi, anche i temi in discussione oggi, da parte nostra sono declinati e sono spesso alla ricerca di trovare delle applicazioni concrete nell'ambito della politica economica di supporto al settore agricolo in primo luogo, ma ai territori rurali e alla sostenibilità dei territori rurali. In questo senso i temi in discussione oggi io credo che siano anche per noi molto rilevanti in termini di capacità di contribuire alle riflessioni. Faccio una piccola premessa: la politica di sviluppo rurale di domani, le proposte in discussione nei regolamenti pongono su tutti due grandi priorità all'agricoltura e allo sviluppo delle aree rurali, che sono quelle della tutela e valorizzazione della biodiversità, che sono una continua lotta ai cambiamenti, alle problematiche generate dai cambiamenti climatici e a politiche di adattamento per il settore agricolo a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, che sono in qualche maniera temi in parte in discussione oggi nelle diverse relazioni e nella tavola rotonda che avremo a disposizione. E su queste cose l'Istituto è attivo, ovviamente in maniera diversa rispetto ai temi in discussione oggi. Ad esempio, intorno al tema della biodiversità, l'Istituto sta lavorando molto, ha lavorato su invito del Ministero delle Politiche Agricole al Piano Nazionale per la Biodiversità Agricola, e su questo c'è stato un grande impegno in questi anni, ma sta lavorando anche moltissimo sul tema della biodiversità naturale con la LIPO, con altri soggetti, sia per capire le relazioni tra agricoltura e biodiversità naturale, ma anche per creare quelle condizioni di politica economica che creino la possibilità di remunerare un bene pubblico agli agricoltori che si impegnano nella tutela di questi aspetti, e nello stesso tempo creare le condizioni perché ci siano da parte delle aziende non solo aspetti di etica nel raggiungimento di questi obiettivi pubblici, ma anche delle condizioni economiche, imprenditoriali, che rendano appetibile alle aziende questo tipo di interventi e investimenti. Ovviamente ci sono molti aspetti che possono entrare in relazione con le cose che si discutono oggi. Penso al rapporto città-campagna. L'altro giorno abbiamo ospitato in questa sede sempre un seminario con il CURSA, che è un consorzio di
università italiane sulla filiera corta, e il tema della filiera corta spesso, no, ruota intorno alla capacità di valorizzare anche dei prodotti autoctoni, dei prodotti, diciamo, che spesso, dei prodotti, delle produzioni agricole e delle specie agricole che spesso, no, tendono a non avere quella massa critica tale da mantenerne, no, una valorizzazione da parte dei mercati. E l'altro giorno discutevo con una collega rispetto a quanto si discuta sul tavolo di settore forestale, scusate, sul tavolo florovivaistico e sulla richiesta del settore florovivaistico di investire in maniera più decisa e più importante su interventi a favore del verde urbano e quindi, no, trovare delle possibilità perché la politica agricola finanzi anche interventi di questo genere. Ora, appunto, i temi, diciamo, potremmo andare avanti a oltranza sulle possibili relazioni e su quanto, diciamo, anche i ricercatori dell'Istituto possono apprendere da una discussione come quella di oggi e quanto quello che emergerà oggi possa essere trasferito nell'ambito potenzialmente anche delle politiche agricole e comunque di qualunque altra politica nazionale. Quindi io, diciamo, mi fermerei qui, lascerei la parola al direttore e vi ringrazio, oltre, diciamo, a dovervi salutare, però vi ringrazio anche di aver scelto l'Istituto come luogo in cui discutere, diciamo, delle vostre ricerche. Grazie mille.